Konnichiwa, siamo molto contenti di inaugurare insieme ai nostri amici e partner preziosi dell'Istituto Giapponese di Cultura di Roma questa iniziativa di film, di visioni online legate proprio ad alcuni dei grandi capolavori del cinema giapponese contemporaneo, tra cui alcuni che sono stati distribuiti anche dalla nostra casa di distribuzione Tucker Film. Un saluto quindi dal quartier generale del Far East Film Festival, perché mentre voi vedrete da lontano questi film scelti dall'Istituto Giapponese di Cultura, noi stiamo completando le preparazioni per il Far East Film Festival che inaugurerà proprio il 24 giugno, la prossima settimana, qui a Udine, ma sarà anche online sulla piattaforma di MyMovies, cioè la stessa che voi frequenterete per questi titoli giapponesi scelti appunto dai nostri amici. Voglio subito ringraziare, perché in questi anni l'Istituto Giapponese è stato un partner prezioso per il Far East Film Festival, per tutti coloro che amano il cinema giapponese, la cultura giapponese. Quindi ringrazio subito Isabella Laparorcia, con la quale abbiamo portato avanti tantissime collaborazioni, non soltanto legate ai film, ma anche ad eventi importantissimi, come ad esempio il sogno di riuscire a portare qui a Udine Joe Hisaishi, che poi si avverò. Ringrazio Isabella Laparorcia, come ho detto prima, ma anche Tsuru Yurina e anche naturalmente il nuovo direttore Nishibayashi Masuo, e insieme a loro la nuova addetta alle scelte culturali, in particolare cinematografiche, che è appunto Miyata Mai. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi, augurarvi un grandissimo divertimento con i film giapponesi. Mi auguro di vedervi anche a Udine o comunque collegati anche alla nostra piattaforma durante il festival, il Far East Film Festival appunto di Udine, che inizia il 24 giugno. E intanto, arigato!